Oggi siamo qui per parlare dei solfiti, in particolar modo dell'utilizzo dei solfiti in enologia. Dei solfiti fanno parte diverse sostanze, come il metabisolfito di sodio, l'anidride solforosa, il solfito, il metabisolfito di potassio. Quando si parla di questi prodotti, subito ci viene in mente il vino, perché immagino che chiunque di voi abbia letto su un'etichetta: prodotto contiene solfiti. In realtà queste sostanze non sono utilizzate solo nel vino, ma un po' in diversi settori agroalimentari. Basti pensare agli insaccati, alle conserve, alla frutta secca e così via. Vengono utilizzati perché queste sostanze hanno un'attività antiossidante e antimicrobica, quindi riescano a prolungare la conservazione del cibo e mantenerne inalterate per più a lungo le caratteristiche organolettiche e anche l'aspetto. Nel vino in realtà vengono usati più che altro sia durante la fermentazione che per la conservazione, sempre per appunto un'attività di conservazione del prodotto, perché l'anidride solforosa che liberano riesce a limitare o comunque a bloccare fermentazioni indesiderate provocate da dei microrganismi dannosi che si trovano nelle uve o comunque nel mosto. L'utilizzo di queste sostanze chiaramente ci aiuta nella vinificazione, però bisogna stare un po' attenti a non esagerare con le dosi, perché dosaggi un po' troppo elevati ci possono poi apportare dei danni invece dei benefici. Prima di tutti, l'odore poi sgradevole che ricorda di zolfo nel prodotto finito, nel vino. E poi anche perché è vero che questi prodotti riescano a limitare i microrganismi dannosi e quindi le fermentazioni indesiderate, però ad alti dosaggi riescano a bloccare anche delle fermentazioni che magari sono utili, come ad esempio la fermentazione malolattica. I batteri responsabili di questa fermentazione sono molto sensibili ai solfiti, quindi dosi troppo elevate bloccherebbero anche questa fermentazione, che poi in realtà per il vino, per le caratteristiche organolettiche, specialmente per i rossi, è fondamentale. Quindi, come possiamo limitare l'uso di questi prodotti? Innanzitutto dobbiamo partire lavorando bene in campo, svolgendo tutte quelle pratiche agronomiche necessarie per poter ottenere delle uve sane. Un altro accorgimento utile per limitare l'uso dei solfiti nel vino può essere quello di utilizzare delle sostanze coadiuvanti che aiutano comunque la conservazione del prodotto, permettendoci di impiegare meno anidride solforosa, ad esempio l'acido ascorbico oppure degli estratti di tannini. Inoltre è necessario poi, durante la conservazione, far sì che il vino venga il meno possibile a contatto con l'aria, sempre per poterci permettere di mantenere tenori più bassi di solfiti all'interno del prodotto e assicurarci che l'acido, l'acidità del vino sia sempre a un tenore accettabile. Se vediamo che è troppo bassa, possiamo aumentarla aggiungendo dell'acido tartarico, dell'acido citrico o acido lattico a seconda delle esigenze, perché mantenendo sempre stabile anche l'acidità del prodotto, questo poi aiuta nella conservazione. Anche l'alcol fa sì che il prodotto si conservi poi in maniera migliore, perché anche l'alcol comunque ha un'attività antimicrobica, perciò anche un giusto tenore alcolico del vino aiuta alla sua conservazione, limitando poi il bisogno di aggiungere solfiti. Voglio dare anche un consiglio poi a chi, non a chi produce, ma a chi acquista il vino. Come possiamo fare per evitare di assumere troppi solfiti? In questo senso siamo tutelati da una direttiva della Comunità Europea che stabilisce il limite massimo di solfiti all'interno degli alimenti. Però quando andiamo ad acquistare dei prodotti alimentari,
È sempre bene dare un'occhiata all'etichetta e magari non dico di evitare i prodotti che contengono solfiti, ma comunque di limitarne il consumo. Per il vino vale la stessa regola, quindi il consiglio che vi do è di scegliere sempre un vino di qualità, perché la qualità ripaga sempre. Quindi saremo ripagati sia dal punto di vista del gusto quando andiamo a berlo, sia dal punto di vista delle proprietà benefiche che questo prodotto ha sulla nostra salute, assumendone in quantità moderate. Se avete trovato il video interessante, mettete un mi piace alla nostra pagina Facebook e continuate a seguirci anche sul nostro canale YouTube.